tutte, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Alessia e ci sono contro appunto con un nuovo video. Il video di oggi sarà un video che mi avete chiesto in tantissimi, mi chiedete sempre in tantissimi di farvi, che è il room tour. Quindi in questo video farò vedere sia la mia camera che il mio bagno. Tra l'altro, raga, l'ho anche modificata recentemente, infatti è diciamo un room tour aggiornato. E se volete vedere com'era prima la mia camera, andate a vedere il video che ho invece fatto su TikTok. Vi lascio come mi chiamo, il mio nome su TikTok, in caso vogliate andare a vederlo. Vi consiglio di andarci. Prima di lasciarvi il video, volevo dirvi di lasciare tanti pollici in su, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun video. I video stanno uscendo tutti lunedì, mercoledì e venerdì qua sul canale alle 6 di pomeriggio. E inoltre, raga, volevo anche ricordarvi che ho un altro canale in inglese in cui faccio i video tutti i martedì, giovedì e il sabato, sempre alle 6, però fuso orario di New York, quindi non so bene che ore siano qui. Comunque, se volete, se vi fa piacere, se volete imparare l'inglese, se volete praticarlo un po' di più, eccetera, potete andare a iscrivervi al mio canale, a quell'altro canale, trovate il link nella descrizione e ve lo consiglio perché sicuramente vi aiuterebbe tantissimo con il vostro inglese. Ok, direi di lasciarvi al video. Ok raga, allora la visuale di quando si entra in camera mia è questa e la prima cosa che troviamo davanti è il mio letto. Allora, è un letto a piazza e mezzo, è un po' più grande di una piazza e mezzo in realtà ed è anche a baule. Contenitore, non so come lo chiamate, comunque si alza e sotto rimane tutto uno spazio in cui potete metterci le cose. E io tipo ci metto le cose per il letto, quindi coperte, lenzuola, eccetera. Sopra il letto ho tre cuscini che uso appunto per dormire, poi ci sono due cuscini decorativi e uno Stitch, un peluche di Stitch che mi ha portato mio fratello quando è andato alla Disney in America. Poi abbiamo tre quadretti qui sopra delle fasi lunari che ho preso su AliExpress. In realtà vengono solamente i posterini e poi tu ci devi comprare a parte le cornici. Allora, passando di fianco al mio letto, ho questo mobile qua pieno di cassetti in cui veramente ci si può mettere qualsiasi roba, che si chiama Alex. Questo è l'unico mobile di cui so il nome effettivamente. Sopra questo mobile ci lascio una piantina, questa qua bellissima, sempre di Ikea, l'ho comprata, e anche il vasetto è di Ikea. Poi ho il mio orologio, la mia sveglia, dietro c'ho il portaocchiali e poi lascio sopra qui il libro che sto leggendo. In questo caso è Harry Potter e la pietra filosofale, perché ho riniziato per la tipo decima volta a rileggere Harry Potter. Poi passiamo al mio armadio, che raga non vi so dire nome, niente, anche perché in realtà questo armadio è personalizzato. Io sono andata da Ikea e l'ho composto io il mio armadio, quindi più di dirvi andate da Ikea e magari componetelo uguale al mio se lo volete così, che adesso vi farò vedere proprio tutti i dettagli, quindi potete farlo effettivamente uguale al mio. Non saprei che dirvi, mi dispiace, non vi so dire il nome di niente. Allora, apriamo questo primo questa prima parte dove ho tutte queste cose. Innanzitutto sotto qui ci tengo i berretti, le cuffie e le sciarpe. Poi ho tutte le mie scarpe. Qua ci sono i libri di scuola e i quaderni. Qui ci sono dei pantaloni che non mi entrano nell'altro scomparto che ho per i pantaloni, che poi vi faccio vedere. Qua ci sono maglioncini e lì ci sono plaid e cose del genere. Aprendo quest'anta qua si presenta così. Lì sopra ho tutte le mie borse, qua tutte le mie giacche, eccetera. Qui ci tengo lo zaino di scuola, che tra poco diventerà lo zaino del mare, la borsa che utilizzo di più di tutte. Qua ci sono tutte le mie collane, qua ci tengo tutti i miei gioielli, qui braccialetti, anelli, orecchini, eccetera. Questo è lo scomparto di cui parlavo prima, ovvero dei pantaloni. È un portapantaloni che però non riesco a metterli tutti e quindi li divido sia qui che lì dove avete visto prima. Qua il primo cassetto è dei pigiami, questo tutto spiegato, ragazzi scusatemi ma è quello che sto usando io adesso, non c'ho mai voglia di piegarlo. I miei calzetti, qua ho tutto l'intimo e qua tutti i miei costumi. Passando all'altra anta, lì sopra ci tengo i sacchetti di Shane che utilizzo un sacco quando devo viaggiare e la mia borsa da balbe che uso per andare a danza. Poi qua ci sono tutte le mie felpe e lì ci sono anche dei vestitini lunghi. Primo cassetto troviamo tutte le mie maglie top, crop top, eccetera.
squadra. Secondo cassetto ci troviamo tutte le maglie a maniche lunghe, che vabbè tra poco andranno chiaramente là sopra. Maglie a maniche lunghe e vestitini, tubini. Qua invece c'ho tutte le cose che utilizzo, diciamo, per fare sport. Quindi c'ho i pantaloni della tuta, pantaloni quelli tipo da basket e leggings vari eccetera. Qua ci tengo tutte le cose che uso per fare equitazione, però anche questi sono invernali, quindi li posso mettere su. Quindi tutti i maglioncini, pile eccetera. E lì c'ho anche messo alcuni pantaloncini. Ci ho messo alcuni pantaloncini e gonne che sto utilizzando in questo periodo. Alla sinistra del mio armadio c'è la mia finestrona, dove sotto ho queste due cose. Partiamo da questo. Sopra questo mobiletto ho messo il mio bonsai, bellissimo, stupendo, lo amo. E poi questo piattino qua decorativo a forma di farfalla. Primo cassetto e secondo cassetto c'è tutta la mia makeup collection. Fatemi sapere se volete vederla, perché vi posso fare un video su appunto questa makeup collection. Lo terzo e ultimo, ho tutte le mie cose per gli occhi, quindi qui ci sono tutti i miei occhiali da sole, da vista eccetera. Ci sono tutte le lenti a contatto, colorate, graduate eccetera. Quindi li tengo tutte qui. Poi nella mia specchiera, molto easy, semplice, bellissima e stracomoda, dove appunto mi trucco, mi faccio i capelli eccetera. Qui in questi due cassetti, sia questo che quello, ci sono pennelli per il make up. E sopra ci ho messo questo specchietto che è di Primark, l'ho preso a Londra mi sembra. Poi ho le mie due librerie. Se volete un bookshelf tour qua su YouTube, scrivetemelo perché ve lo posso fare. E al lato ci ho attaccato un sacco di foto di persone che sono importanti per me. Devo un po' aggiornarla perché ci sono persone con cui non parlo più. Sono persone invece che sono entrate nella mia vita nuove che qui non ci sono. E quindi devo aggiornare il tutto. Poi passiamo alla mia scrivania, che è la parte che mi piace di più in assoluto. Che è quella che vedrete sostanzialmente come sfondo dei miei video. Sopra la scrivania ho un planner settimanale, che è stracomodo, che uso questo. Un salvadanaio, questo è il telecomandino per questa lampada. Appunto la lampada, il computer con mouse e tastiera. Poi ho questo bicchierino, non so, portapenne, con tutte penne, cose che utilizzo spesso. A fianco al computer c'ho Alexa, ho il mio diffusore di aromi e un'altra piantina, perché io sono fissata con le piantine, raga, vi giuro. E qua invece c'è il mio planner, questo è giornaliero, che utilizzo insieme a quello. In questi due cassetti ho tutte le cose di cartoleria, appunto come potete vedere. Giuro che di solito è più sistemato, ma vabbè, è anche qui sotto. Poi qui c'è il mio microfono che utilizzo per registrare video. E questo invece è il mio ventilatore, perché sta arrivando l'estate e fa un caldo assurdo, quindi ogni tanto di giorno lo accendo. Passando al mio bagno invece, questo è il mio bagnetto. Ho innanzitutto lo specchio grande, rotondo, che vedete spessissimo nei miei video. Poi questa è tutta la parte del lavandino. È molto grande il lavandino. Ho il sapone, ho i tre spazzolini. Questo è il mio, questo è quello del mio ragazzo e questo è della mia migliore amica, con il dentifricio che è aperto perché ho perso il tappino. Ci sono tutte cose per i capelli, quindi ci sono bigodini, ci sono spazzole eccetera. E qui sotto invece sono tutti i prodotti per i capelli, compreso phon, piastra eccetera. In questa parte qua invece ci tengo tutti i miei prodotti, sia skincare che deodoranti che tutto. E qua sotto invece ci tengo tutti i prodotti per la pulizia. Poi ho il mio cesto dei panni sporchi, il bidet e water. Poi ci sono gli asciugamani, questi sono miei e questo è del mio ragazzo. La doccia, e poi c'ho questo mobiletto sempre di Ikea, che in cui sopra ci tengo questa piantina, perché ormai avete capito che sono amante delle piantine. Ci tengo i dischetti di cotone e i cotton fioc, e questa fascetta che utilizzo per quando mi strucco, faccio la mia skincare eccetera. Poi invece qui sotto ho tutti i miei profumi e acque profumate. Qui ci tengo tutte quelle di Victoria's Secret e qua tutti gli altri. Sotto ho Tampax e assorbenti, e qua invece tutta la carta igienica eccetera. Quindi questo è il mio bagno. Ok raga, allora questa era la mia camera e il mio bagno. Spero vi siano piaciuti. Ditemi la cosa che vi piace di più, la cosa che vi piace di meno della mia camera e del bagno. Ora, d'ora in poi, lo sfondo per i video sarà questo, perché secondo me è super carino, super estetico, e poi c'è un sacco di luce, quindi mi piace particolarmente. E l'ho modificata proprio anche per questo.
sia perché quando mi trucco almeno ho più luce perché sono davanti alla finestra, sia perché poi ho questo spazio che posso utilizzare appunto come sfondo per i video, che lo trovo adorabile. E niente raga, quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche per non perdere nessun video. I video escono tutti i lunedì, i mercoledì e i venerdì alle 6 di pomeriggio qua sul canale. Inoltre andatevi a iscrivere anche al mio canale in inglese, come vi ho detto all'inizio, trovate nella descrizione tutti i link per trovarlo. Seguitemi su tutti i social che come al solito trovate nella descrizione. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao ciao!